studio sistematico contro lo studio stilistico. Che cos'è uno studio sistematico? Uno studio sistematico non è una cosa dove, per esempio, dobbiamo imparare un ritmo e tutti quanti gli allievi lo fanno uguale. Se noi prendiamo il nostro classico Dante Agostini, vediamo che i ritmi che ci sono nelle pagine sono molto spesso ripetuti per un certo numero di volte. Alla fine, quando tutti gli allievi suonano quel determinato ritmo per quel determinato numero di volte e lo fanno bene per far contenti il proprio insegnante, useranno questo ritmo più degli altri, perché è quello che sanno fare meglio. Non è che ci sia tanta magia dietro a questo. Le persone tendono a fare le cose che riescono a fare meglio, e le cose che fanno meglio sono quelle che hanno fatto di più. Quindi, quando tu hai uno studio di tipo non sistematico, tu hai determinati ritmi che vengono studiati da tutti, e tutti quanti questi personaggi fanno lo stesso ritmo allo stesso modo. Questo va bene per quello che riguarda uno stile musicale. Diciamo che se uno vuole imparare a fare il samba ha determinate figurazioni ritmiche che si ripetono e che sono tipiche di quello stile musicale. Quindi non è che puoi incominciare e non è che puoi prendere un ritmo samba e metterci degli accenti che non c'entrano niente. Per suonare in stile bisogna in qualche modo avere delle somiglianze a quello che è la musica tradizionale. Quindi quello che è tipico, quegli accenti che sono tipici di uno stile musicale, devono essere il più possibile riprodotti nel ritmo che vuole avere quel tipo di sapore. Ma questo va bene quando dobbiamo fare uno stile musicale, ma se dobbiamo insegnare a una persona a suonare, diciamo che deve suonare sedicesimi o deve suonare terzine, che sono i due grandi mondi, quindi il mondo terzinato o il mondo binario, quindi ottavi, sedicesimi e così via. Quelli sono i due grandi mondi, ma dentro quei due grandi mondi si trovano quasi tutti i generi musicali che abbiamo. Quindi abbiamo dal jazz al blues, al punk, all'hard rock, al metal, al death metal, al liscio, alla musica folcloristica. Qualsiasi genere musicale viene fatto generalmente in ottavi o in terzine, oppure in una miscela di tutte e due. Come facciamo noi a dire a un ragazzo: tu devi fare questo ritmo qua perché è il ritmo numero uno, perché è il mio? Ma chi sei tu per dire che il ritmo che hai inventato tu è più importante degli altri o il più usato? La risposta è che non è corretto. Uno studio sistematico deve essere del tipo di quello che ha fatto il grande Gary Chaffee. Gary Chaffee, quando ha fatto le sue frasi lineari, i suoi stickings, uno studio sistematico è uno studio nel quale tu devi mettere in pratica un determinato rudimento, una determinata figurazione ritmica, e la metti nelle varie possibilità che potresti trovare. Per esempio, dobbiamo studiare classico esempio, la cassa nelle varie figurazioni di sedicesimi. Allora, le combinazioni sono poi 16. Sono solo primo, secondo, terzo, quarto, primo e secondo, primo, terzo, primo, quarto, secondo, terzo, secondo, quarto, terzo, quarto. Poi ci sono quelli a tre colpi: primo, secondo, terzo, primo, secondo, quarto, primo, terzo, quarto, secondo, terzo, quarto, primo, secondo, terzo, quarto, oppure nessuno. Queste sono le 16 possibilità che Gary Chaffee, ad esempio, ha messo nei Fatback, negli esercizi che ti insegnano a sviluppare un potente backbeat, quindi questo rullante sul 2 al 4, mentre la cassa fa precisamente le figurazioni di sedicesimi. Bene, quelle sono tutte le possibilità. Se tu studi il Dante Agostini, ne studi alcune
non studi tutte le 15 possibilità. Quindi cosa vuol dire? Che se noi studiamo tutte le possibilità di sedicesimi, non abbiamo ogni allievo che studierà lo stesso identico passaggio, ma avremo gli allievi che sapranno potenzialmente fare qualsiasi cosa, ma sceglieranno poi la figurazione ritmica che si presta per quello che devono suonare. Quindi alla fine noi stiamo facendo musica, non è che possiamo pensare di insegnare a un allievo un pattern e che lui lo ficchi dappertutto. Che poi magari delle volte succede anche così, un allievo c'ha una piccola banca dati di quei 4-5 ritmi che più o meno stanno bene dappertutto, ma questa non è vera musica. La vera musica è poter mettere la nota giusta al momento giusto a seconda di quello che tu veramente vuoi mettere. Ora, lo studio sistematico è contrapposto allo studio stilistico. Nello studio stilistico ci sono determinate regole, quindi determinate cose che non si possono fare. Fuori stile, sei completamente fuori stile. Per farvi un esempio di quello che può essere fuori stile, immaginiamo che noi stiamo suonando un pezzo anni 50, terzinato dei Platters. Ok? Se in questo ritmo noi ci ficchiamo dei passaggi in sedicesimi, non ci stanno, sono fuori stile, perché sono tutti passaggi in terzine, per poter essere dentro lo stile. Quindi in questo caso abbiamo uno studio stilistico, quindi quali sono quelle figurazioni che noi possiamo usare in quello stile musicale che rimangano fedeli allo stile originale? Quali sono le tecniche che utilizzate danno il sapore di quello stile che stai suonando? E questo è un discorso a parte dallo studio sistematico. Lo studio sistematico è uno studio incredibile, nel senso che tu hai tutte le possibilità. Lo studio sistematico però è utopico. È una cosa che non potrà mai essere completamente realizzata. Perché se io metto tutte le variazioni di cassa e di rullante già sui sedicesimi, non so quante centinaia di migliaia di possibilità verranno fuori. Basta solo semplicemente fare tutte le possibili combinazioni di cassa insieme a tutte le possibili combinazioni di rullante con tutti gli accenti, con un certo numero di variabili, sarà più o meno 16 alla sedicesima. Non sono un buon matematico, magari qualcuno potrà dire il numero giusto, però lo studio sistematico non è possibile al 100%, però è possibile come studio serio in qualche determinato campo dove tu vuoi acquisire una certa conoscenza e averla molto molto buona. Lo studio sistematico deve essere assolutamente limitato a cose fondamentali, perché altrimenti inizi a studiare adesso e tra 20 anni non hai ancora finito il primo esercizio. Quindi alla fine il compromesso tra uno studio stilistico e uno studio sistematico su determinate cose fondamentali è quello che rende un batterista in grado di essere competente.